Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno. Nella bastardata del giorno, il povero signor Meneghetti, di professione portinaio, ha un problema con un uomo che vuole suicidarsi buttandosi dal tetto del suo palazzo. L'uomo parla una lingua incomprensibile che al signor Meneghetti sembra giapponese, ma che in realtà è il dialetto genovese. Per fronteggiare la situazione di pericolo, il signor Meneghetti chiama l'892424 e cerca di farsi passare un ristoratore orientale che lo aiuti a colloquiare con l'aspirante suicida. Ma i suoi sforzi si riveleranno vani. 89 24 24. Calmo, stai calmo lì, per favore. 89 24 24. Buonasera, sono Emanuela, come posso aiutarla oggi? Sì, tranquillo, stia calmo. Buonasera, mi scusi, sono il signor Meneghetti. Senti, io faccio il portinaio in un palazzo qua a Milano. Cago piso scurresu. Sono salito sul tetto a recuperare le scope e i secchi e ho trovato sto signore orientale che pare si voglia suicidare. Cago piso scurresu. Le passo la polizia. No, mi passi un interprete, perché adesso l'ho tranquillizzato un po', non vorrei. Ma vedi come le gombe lì così! Non vorrei allarmare nessuno, non vorrei creare il panico, magari riusciamo a calmare. Figlio della lurida! Sia calmo, per favore. What nation are you from? Ah, baci mio banco, figlio della lurida! Teta con cocco uova! Stia calmo. Cosa vuol dire cocco da uova? Guardi, ho un ristorante di sushi lì vicino, glielo passo. Grazie, grazie. Tendellina. Grazie, molto gentile. Siete in linea con la Grazie, molto gentile. Pronto? Cago piso scurretto. Mi scusi, sarà di suo, lei è giapponese? Ristorante giapponese. Sì, lei è orientale, mi scusi, di origini? Sì. Ecco, le spiego, io sono qua in cima a un palazzo in largo Donegane, presente via Moscova. Riscaldi, mio belin. Sì? Ho trovato un signore orientale che minasciava di buttarsi giù. Atti tem, belinum. Sia calmo, per favore. Giù della bagaccia. Ci può parlare un attimo cortesemente in giapponese, magari mi riferisce cosa vuole? Sì, va bene. Grazie. Me la passi? Un attimo, sì, glielo passo. Venga qua, per favore, al telefono. C'è una signora che parla la sua. She speaks your language. Okay. Cosa ti dici? Parla qua. Oh! Moshi moshi! Com'è lei? Moshi moshi! Mosh mosh, ma che mosh come lì così? A venne due venne! Non ho capito, mosh mosh, Nihongo non è semesca! E mi manco capisci come lì, ma che lingua ti parli di? Com'è? Che lingua ti parli di? Scusi me, non ti capisci, non capisci come lì! Non ho capito, Nihongo non è semesca! Ti mangio una. Non ho capito come lì! Cosa ti dici? Ma che lingua ti parli di? Vuole parlare italiano o come? Cosa ti dici? Come? Ma ti te senese, di dove teti? Non ho capito. Belli, ma non ti capisci in Belli, ma lavi te le uegge a mattina. Come lì? Parla italiano o parla giapponese? Non ho capito. Ma mi parlo cinese, dico se ti parli. Non cinese, giapponese o italiano o inglese. Non mi sono cinese, ti di dove te? Come? Belli, ma te a Belli, scusami un attimo, Belli, ma non ti capisci in Belli. Ma come non capisci? Lei non capisce niente. Infatti, mi non capisci un Belli quando ti parli un giapponese. Parla italiano o che lingua parla? Mi dica. Zenese. No, questo io non ne capisco. Allora, mi posso se capimo. Allora, mi... Come lì così? Così? Non capisco, parla italiano, allora, o giapponese? Allora, scordami un attimo. Allora, ti te una donna di che è a guerra. Mi su un uomo e come lì così? Non capisco, lei parla italiano o no? Ma mi parlo senese, mi hanno detto che ti parlavi senese. Come italiano, deve parlare italiano. Ma ti capisci bagascia, sì? Capisce italiano o no? Ma capisce bagascia, non ti capisci in cazzo, belì. Come? Allora, ti te la donna di che è a guerra, mi suo nome come lì così. Ti che presente in pesce? Parla italiano, se no non capisco. Ma mi non parlo italiano, mi parlo senese, ti che presente in pesce? Non capisco altro le lingue. Allora, giapponese, se lei capisce giapponese o cinese, non cinese. Giapponese, italiano, allora, o inglese. Allora, mi. Dica. Mi gombe lì così. E quando non mi interessa, batto belinci scherzi de camuggi. Sì, ma se lei parla con questo modo, io non capisco, parla italiano. Ma belli, ma mi parlo senese, mi hanno detto che ti eri senese. Come dire, italiano deve parlare. Mia, poche marabato de sutta mia. Marabato deve de sutta. Deve parlare italiano. E ti devi parlare senese, perché mi hanno detto che ti eri senese. Mia, un po'. Deve parlare italiano o giapponese. Ho capito, batto bellinci schiacci dei bergeri, ma me lo butto de sutta. Marabatu de sutta. Ah, sia calmo. No, no, marabatu de sutta. Sia calmo. Ma non capisce in bellista, bagascia, ma scusami. Se lei non capisce italiano,
Ma signora mia, ma cazzo, ma ci aiuti, signora, si vuol buttare sotto il palazzo? No, signora, come butta via? No, è arrivata la polizia. No, si accalmo. Vale, dato un oh cazzo, sei buttato. Come buttato? Buttato come? Ma buttato giù? Si è buttato di testa. Ma ha buttato testa da che piano? Non ho capito. Dal settimo. Settimo, buttato giù? Porca puttana. Ma io non capisco. Ma porca bagazza, ha messo un fetum là. Come? Non è ancora buttato giù? Allora butta giù di, va, che lo Zodi 105, rincoglionita. È uno scherzo dalla radio, belinona. La bastardata del giorno. Ma sai quando riderò di